Ok. E vídeo cominciato. Ah, bello tutti ragazzi, grazie, bentornati in questo nuovo video. In questo video vi dirò come trovare un leggendario su Brawl Stars. Io ci ho provato ed ha funzionato. Adesso vi faccio vedere, entreremo nell'applicazione. Ok, il volume c'è. Andiamo, entriamo nell'applicazione. È davvero un metodo molto facile. Vi dico già che però bisognerà essere pazienti. Io con questo bug, tra virgolette, ho trovato Spike, il mio secondo leggendario. E adesso vado, mi segno. Bisogna andare qua, sulle impostazioni, andate su guida assistenza. Bisogna andare su Brawler e cassa Brawler. E adesso vi farò vedere la chat che ho fatto. E qua bisogna scrivere: ciao, ho trovato un leggendario, il secondo, ma appena trovata è andata via la connessione internet. Il giorno dopo ho riaperto il gioco ed il leggendario Spike era scomparso. Chiedo gentilmente di riaverlo. Poi loro vi scriveranno: salve, grazie. Voi dovete specificare il caso. Brawler, skin e modalità sopravvivenza. Specifiche il suo caso, richiesta di nuovo Brawler. E niente, questo qua in pratica è il metodo come trovare un leggendario. Infatti avevo sì, avevo specificato Spike, infatti in una cassa gratuita l'ho trovato. Qua c'è un po' di abbastanza crediti e niente, direi di startare una partita con la leggendaria. Ovviamente appunto da legge bisogna aspettare qualche mesetto, però a parer mio ne vale la pena per un leggendario. Perché non avrebbe senso una quattro così. Perché sinceramente avevo la possibilità di 0,0%. Poi anche ho trovato l'unica pezza di Spike, secondo me, che è troppo potente. L'ho creato prima io. L'ho creato prima io, signori. Più 10. Che fortuna, ragazzi. Sono riuscito a killarlo prima. Arrivo a 2.700 e la cassetta. Se trovo un altro brawler, cosa faccio? Se trovo un altro brawler, dono a uno youtuber che voi sceglierete nei commenti 300 euro. Ah, peccato. Sarebbe stato davvero uno shock. Prendiamoci le monete, riscattiamole. Ecco qua le nostre 150 monete. Sono arrivate ad averne 1.500. E adesso il metodo proverò a rifarlo, perché ovvio che ne approfitto per provare a trovare anche il signor Corvo. Quindi si va su impostazioni, guida assistenza, andiamo qua,
Schiacciamo una nuova conversazione. Cioè, mi fa scrivere. Cosa ho scritto? Allora. Ciccio. Ciao. Vabbè, proviamo a inventarcene un altro. Ciao, ho trovato, direi, il mio terzo leggendario. Virgola. Ma appena trovato è andato. La connessione, scrivici la connessione internet. Il giorno dopo, sono entrato. Leggendario, mi raccomando, specificate sempre il caso. Sempre leggendario, tipo in questo caso dico corvo, ma se voi volete lì uno spike o corvo, scrivete, mettetelo sempre tra parentesi. Non c'era, no, ho sbagliato a scrivere. Non c'era, appunto. Chiedo. Ah, cavolo, mi sono dimenticato della maiuscola. Oh. Chiedo gentilmente di riaverlo. Vediamo cosa mi scrive. Salve, grazie se qualcuno degli argomenti per continuare questo. Specifica il suo caso. Richiesta di nuovo Brawler. Ok, usciamo e in teoria adesso potremmo trovare un nuovo brawler, però non credo che lo troveremo adesso, bisognerà aspettare un mesetto. Però come ho detto prima, secondo prima, un mese per un leggendario vale la pena. Ah, e vi dico una cosa. Se volete potete entrare nel nostro team ufficiale di Brawl Stars, gli scandali RGG. Ci sono team anche giocatori del team di Fortnite, tipo questo Tommaso, che ha 8 brawler e 1200 coppe. Ha perso un account in cui aveva Corvo. Poi abbiamo Joele, che è il presidente. Mi ha superato di coppe, però non è un leggendario. Abbiamo Leonardo, Leonardo. Sì, ma sempre il quarto team di Fortnite. Ha trovato Leon oggi, anche lui con il mio metodo. Poi c'è Renato, che non lo vuole usare il mio metodo, però è un grande amico. Poi alla fine direi che questo video è tutto. E quindi ci vediamo in un altro video. Il prossimo video credo che sarà spiegazione perché sono scomparso su YouTube e niente.
Vi dico già che questa settimana non usciranno video perché sono impegnato, sono via col campo scuola, quindi non si possono portare il telefono e non c'è video da registrare. Va bene, quindi ci rivedremo settimana prossima. Ciao!